vorrei fare una digressione, insomma, un'analisi un po' delle problemi di politiche sbagliate, paure, soprattutto le ineguaglianze che hanno creato questo grande disagio nella politica europea che si è espressa anche nelle elezioni, ma che sentiamo nella nostra vita quotidiana. Ecco. Vorrei essere non troppo lungo, perché poi se c'è un dibattito, volentieri, perché in questi incontri io credo che il confronto, perlomeno lo scambio di opinioni, sia importante. Ecco, allora, partiamo da questo quadro generale delle ineguaglianze del mondo, perché il mondo ha avuto degli strani andamenti negli ultimi tempi. Cioè i dati disponibili di oggi, no? Possiamo stare un attimo, siamo fuori dall'Europa, prendiamo tutto il mondo. Oggi è uno sviluppo medio dell'economia mondiale, siamo un po' sotto il 4%, 3% qualcosa, andiamo dal sviluppo cinese che pur essendo calato è tra il 7% e l'8%, fino all'Italia e altri paesi che siamo sostanzialmente a zero, no? In questa gamma. Però qual è una caratteristica su cui nessuno riflette? Che in questo mondo è un mondo di crescenti ineguaglianze. Cioè, e non è sempre stato così, dal dopoguerra fino agli anni Ottanta, non certo paradiso terrestre per carità, ma si era leggermente diminuita la distanza fra ricchi e poveri. Invece dal 1980 in poi sta crescendo questa disuguaglianza, ma sta crescendo sia nei paesi ricchi che nei paesi poveri, sia nei paesi cosiddetti capitalisti che nei paesi comunisti. Cioè, se voi, io seguo molto la Cina, dove insegno, la Cina cresce in un modo formidabile, ma crescono insieme all'aumento della ricchezza, crescono le disuguaglianze in un modo altrettanto formidabile, cosa che uno evidentemente potrebbe ritenere contraddittoria in un paese che si definisce tra virgolette comunista. Cresce in Russia, gli oligarchi, eccetera, cresce in India, poche eccezioni al mondo sono state il Brasile durante i tempi di Lula, che ha adottato la politica familiare, che ha leggermente diminuito queste distanze, e i paesi scandinavi che tengono una loro politica in cui tutto sommato la distribuzione del reddito segue regole abbastanza precise. Come dicevo, è sempre stato così? Non necessariamente. Abbiamo avuto la generazione del dopoguerra in cui adagio c'è stato un aumento dell'equità. Perché cosa sta succedendo? Se no non capiamo neanche l'Europa. Sta succedendo, prima di tutto, una nuova dottrina è successa, cioè quando la politica non è mica di scarsa importanza nella vita, quando la signora Thatcher e il presidente Reagan hanno imposto una dottrina di libertà assoluta del mercato, e la famosa dottrina non esiste la società, esistono soltanto gli individui, evidentemente che questa per definizione aumenta le differenze. Perché? Perché crea immediato come conseguenza un nuovo atteggiamento sociale riguardo alle imposte. Cioè chi parla di imposte, da allora in poi chi parla di imposte perde semplicemente le elezioni, il che è una lezione abbastanza singolare. E mentre prima si faceva spontaneamente in ogni dibattito elettorale il confronto fra un aumento delle imposte, un aumento delle prestazioni sanitarie o scolastiche, eccetera, adesso questo discorso non lo si può più fare. L'aumento delle imposte, siamo arrivati elevati a livelli molto alti, ma questo non parlo solo dell'Italia, parlo anche di paesi in cui il livello della tassazione è assai più basso. Chi parla delle imposte perde le elezioni. Allora capite che questo ha una delle conseguenze molto forti. Ad esempio, l'abbassamento delle aliquote massime per i più ricchi degli Stati Uniti è stato vorticoso,
si è passato da oltre il 70% del 30%, no? Quindi un aumento, è sparita quasi ovunque l'imposta di eredità, che era uno strumento, soprattutto in Francia, soprattutto in Gran Bretagna, come uno strumento di equalizzazione, no? Ogni generazione un pochino la si rende uguale. E così posso fare mille altri esempi, mille altri esempi. Tanto vero che non solo nel dibattito politico questo discorso di uguaglianza si era cancellato, ma anche nel dibattito scientifico, cioè la dottrina del mercato prevalente aveva dominato il mondo. E sono un paio d'anni che con la crisi che morde in tanti paesi è ricominciato il dibattito. 2 anni fa è uscito un libro in Francia, un certo economista che si chiama Piketty, Il capitale del XXI secolo, libro che nessuno assolutamente ha letto in francese, l'hanno tradotto in inglese, in America ha avuto un boom terribile, ha cominciato a esercitare un sacco di discussioni e è ricominciato dopo 30 anni il dibattito sulla giustizia sociale, sull'uguaglianza a livello generale e a livello pubblico. Con ancora risultati politici assolutamente nulli. Un altro discorso della disuguaglianza è che in un'economia finanziarizzata il capitale è molto più mobile, scappa via, cambia, emigra molto più velocemente che non il lavoro, e soprattutto il capitale nell'economia finanziaria il capitale scappa dove le imposte sono più basse, quindi è ancora un altro incentivo per produrre degli abbassamenti delle imposte, però sarebbe abbastanza riduttivo se noi riflettessimo sui problemi, sugli aspetti economici, dei problemi etici della nostra società, parlando soltanto di imposte, perché secondo me c'è un altro problema che causa e causerà disuguaglianze, anche se non abbiamo molte alternative in materia, e cioè è il progresso tecnologico. Le nuove tecnologie, no? L'iPad, tutte queste belle nuove comunicazioni, computer, eccetera, stanno portando una rivoluzione industriale diversa dalle altre. Voglio dire, quando a Torino è nata la Fiat 110 anni fa, evidentemente i produttori di carrozze o gli allevatori di cavalli non è che fossero contenti, però dopo poco tempo è la fabbrica di automobili, è la raffineria per la benzina, e tutte le imprese che fanno le strade, via via è cominciato un nuovo ciclo produttivo. La stessa cosa quando è arrivata l'energia elettrica, con i treni la stessa cosa, con i telefoni la stessa cosa, no? Che hanno mobilitato. Che cosa sta succedendo alle nuove tecnologie? Le nuove tecnologie fanno sparire le classi medie e le fanno sparire in grandissime quantità, ma in modo assolutamente sparso, che non crea di solito tensioni, rivoluzioni, problemi, ma distrugge un'intera classe media. Esempi molto concreti: stanno scomparendo le segretarie. Uno dice, beh, ma qui si tratta di centinaia di migliaia di persone, i contabili nelle imprese, no? Nella distribuzione, le compagnie di viaggio, come si chiamano, le agenzie di viaggio, le agenzie assicurative. L'altro, io nei mesi scorsi, preparando queste riflessioni, ho chiesto ai massimi responsabili delle banche italiane, ma è la stessa cosa delle banche straniere, la seguente domanda: nel 2024 i vostri impiegati saranno più o meno della metà di oggi? La risposta di tutti è tanto: saranno meno della metà di oggi. Perché? Quante volte voi ormai andate in banca? Io ci vado ogni tanto, ma proprio ogni tanto, prima ci andavo regolarmente, insomma, no? E via via stiamo moltiplicando questi aspetti.
È vero che nascono gli ingegneri softwareisti e così via, prima di tutto sono a un elevato livello di reddito, e secondo me sono pochissimi, e quindi la società si diversifica sempre di più. In basso crescono le uniche professioni che crescono, sono quelle legate alla vecchiaia e alla salute, cioè badanti, infermieri e cose di questo genere, e è elevato i tecnici di alto livello. Allora, voglio vedere, questi sono fenomeni, quanto dureranno? Io mi pongo spesso questo problema, a che punto arriveremo? Perché da un lato non è che possiamo fermarli, perché poi c'è l'America che va avanti, perché c'è un mondo che progredisce, anzi, coloro che sono come noi in una via di mezzo, che non sono inventori o produttori delle nuove tecnologie, ma sono utenti, sono quelli che ci rimettono di più. Certamente è una corrente del mondo che cambia. Questo è un problema di riflessione grossissimo per il futuro della nostra società. Viene ancora rifiutato nei termini così generali, ma guardate che gran parte dei problemi della disoccupazione della nostra gioventù è quella. Se poi ci trasferiamo, ho parlato prima di tutta la società, ma ci trasferiamo dentro le fabbriche, i salti avanti nella robotistica, no? Oppure quelle sale da disegno con 2000 disegnatori, no? Con i tecnigrafi, 4 ragazzi col computer, eh? Quindi siamo veramente in una situazione di questo tipo, ecco. Poi però c'è anche una, tutto questo ha portato anche a un'accettazione delle disuguaglianze da parte dell'opinione pubblica. Cioè, io 30 anni fa, 35 anni fa, avevo fatto un articolo sul Corriere della Sera analizzando un'impresa in cui c'era, fra il direttore e l'operaio, diciamo, standard, c'era la differenza di salario da 1 a 30, e dico, ma mi sembra troppo, e mi sono arrivate migliaia di lettere a ragione, professore, eccetera. Oggi da 1 a 400 non fa una piega nessuno, cioè è cambiata la nostra testa. E alle elezioni anche coloro che con queste situazioni ci rimettono votano per coloro che invece hanno opinioni diverse. È proprio una trasformazione della società assolutamente enorme. E si mette in crisi il concetto stesso di welfare, di protezione. Cioè si critica l'Europa ferocemente, da parte degli Stati Uniti, dei politici degli Stati Uniti, dicendo, ma come voi europei avete il 7% della popolazione mondiale, il 20% del prodotto mondiale, quindi siete molto bravi, molto ricchi, ma avete il 45% delle spese sociali, non potete andare avanti così. Ma un tempo questo era il nostro orgoglio, cioè welfare state era la più grande conquista del XX secolo, era in un secolo sciagurato di guerra, era la cosa di cui l'Europa andava più orgogliosa. Adesso è sotto processo per questo aspetto. E allora guardate, è veramente un cambiamento grosso. E vi dicevo, è la stessa cosa in Cina. Voi avete una differenza di reddito fra città e campagna che è tra 1,5 e 1,6 come media. Avete una differenza di reddito fra regioni che è enorme. E quando mi sono trovato nei dibattiti sul problema del welfare, dicendo ma voi la Cina vuole e deve passare da un paese tutto dedicato agli investimenti a un paese invece dedicato anche ai consumi, la mia obiezione è, scusate, ma se non avete un sistema sanitario, un sistema di pensioni che dia un minimo di garanzia, la gente non può consumare, perché non può, e poi aggiungevo, guardate, io appartengo a un paese che non vince neanche più i campionati del mondo, ma dico, tuttavia, noi spendiamo per la nostra sanità il 7% del prodotto interno lordo e viviamo 5 anni in media di più degli americani che spendono il 17-18%. Dico, qualcosa di buono il nostro sistema ce l'avrà pure, insomma, no? Rispetto a quell'altro. No, è una trazione
totale il modello di mercato anche della salute. E sentirmi dire all'Università di Shanghai, vari professori, che in fondo la salute è una merce come tutte le altre, c'è un prezzo del genere, fa veramente una certa impressione dopo aver letto il manuale di Mao, no? Però vi dicevo, questi sono i terribili, enormi, grandi cambiamenti del mondo. L'altro contributo alla disparità è evidentemente la crisi economica. La crisi economica è un'ulteriore bastonata sulla testa, no? Perché? Perché porta all'aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile, porta a una società polarizzata e naturalmente è chiaro che coloro che hanno una posizione relativamente migliore escono, vivono la crisi leggermente meglio, anche se peggiora la situazione, ma di coloro che sono fuori dal sistema, quindi anche la crisi ha dato e soprattutto la crisi ha fermato quello che era l'ascensore sociale, no? E nella difesa del posto la famiglia che può aiuta i propri membri, il gruppo aiuta i propri membri, e il denaro, come dice il Papa, il dinero, no? è diventato l'unità di misura di tutti. E c'è il concetto che ha usato il Papa, globalizzazione dell'indifferenza, è un concetto scientificamente favoloso, perché purtroppo non c'è più rivolta sociale, c'è indifferenza. Cioè il concetto dominante non è la rabbia. Se queste cose che io vi descrivo fossero avvenute nel 68, scoppiava il mondo 40 volte. Oggi non succede niente, perché questi lunghi anni che vi ho descritto hanno come rassegnato la umanità e le hanno messo in testa questa gerarchia di errori. Allora, veniamo a quello che dico. L'Unione Europea ha arginato questi fatti, li ha aiutati, potrà essere uno strumento di rimedio? Beh, prima di tutto l'Unione Europea, detto in linguaggio molto semplice, fa quello che può, nel senso che mentre noi la riteniamo un moloco onnipotente, dobbiamo partire da un fatto molto semplice, che il bilancio dell'Unione Europea tutto intero è meno dell'1% del prodotto nazionale lordo europeo, quindi compresa la politica agricola, la politica regionale, la burocrazia, le rappresentanze. Quindi voglio dire, l'Europa può innovarci la testa, può aiutarci a pensare al futuro, vedremo che ha fatto anche grandi cose, ma dal punto di vista della redistribuzione siamo proprio uno Stato federale. Di solito cosa redistribuisce? Dal 20 al 30% del reddito di un paese. Quando siamo sotto l'1% siamo a livelli abbastanza miseri. E poi un altro concetto di solidarietà è saltato, quello fra delle Nazioni Unite e dell'aiuto ai paesi sottosviluppati. C'era stato un impegno globale, corale, di dare l'1% ai paesi più poveri. Ecco, io ho partecipato nella mia vita a 10 G8, 5 come Presidente del Consiglio italiano, 5 come Presidente della Commissione europea, e abbiamo sempre detto delle bugie. 1% l'ho mantenuto, 0,7 l'ho mantenuto, siamo arrivati allo 0,30. Per cui se prendiamo l'Africa di oggi, è più importante per l'Africa il capitolo della rimessa degli migranti che non quella degli aiuti internazionali. Cioè proprio è un mondo che è cambiato. Ecco. E quindi è chiaro che se l'Europa, per dare all'Europa la forza di bilanciare questa situazione, non basta certo l'1% e soprattutto
un 1% che è dato dal contributo degli stati e non dalla forza fiscale diretta da parte dell'Unione Europea. E oggi un cambiamento di questo tipo diventa un cambiamento forte di questo tipo nello scetticismo che c'è nel ritorno di politica nazionale è pressoché impossibile, anche se dal punto di vista del creare un clima che aiuta l'uguaglianza in Europa è stato importante, perché è uno dei rari casi in cui di solito quando avviene un'unione fra paesi a diverso livello di ricchezza, il più ricco diventa più ricco perché si concentrano gli investimenti e il più povero diventa più povero. A livello europeo, con l'allargamento, i paesi periferici più poveri hanno guadagnato in più rispetto ai paesi membri. Oggi il paese che va più forte in tutta Europa, in termini relativi, non è la Germania, ma è la Polonia e poi l'Ungheria e altri paesi, perché hanno approfittato di questa nuova realtà che si creava e hanno potuto esercitare un nuovo dinamismo. E evidentemente in quest'ambito di un sforzo verso la solidarietà europea c'era non solo il discorso dell'allargamento a paesi meno ricchi, ma c'era anche il discorso di tentare attraverso la moneta unica, attraverso una collaborazione molto forte fra i paesi, di creare un'unità economica e politica molto più forte. E questa è stata una scelta, quella dell'euro, una scelta di una enorme importanza, nel senso che l'esercito e la moneta sono sempre state il pilastro dello Stato moderno, no? Lo Stato moderno cammina su due gambe, l'esercito e la moneta. E mettere insieme la moneta significa cambiare veramente la natura dello Stato. Ma lo sforzo di cambiamento è stato tale per cui non è stato dato all'euro i pilastri di solidarietà economica che avrebbero dovuto sostenerlo. Quindi è andato benissimo finché non c'è stata la crisi. Quando è arrivata la crisi mancavano le regole per i contributi ai diversi paesi in modo da creare la solidarietà necessaria. Non è che non lo si sapesse. Io ho partecipato a mille discussioni come Presidente della Commissione Europea, mi ricordo un dialogo con il cancelliere tedesco Kohl, quando dicevo ma insomma qui bisogna stabilire anche delle norme, che se c'è una disgrazia in qualche paese, io facevo l'esempio impossibile, se viene un terremoto che distrugge il Lussemburgo, non abbiamo gli strumenti per aiutarlo. E la risposta del cancelliere tedesco era la risposta di un politico saggio, e diceva tu sei italiano e sai che Roma non è stata fatta in un giorno. Allora oggi abbiamo fatto la moneta unica, è stata una battaglia per me durissima perché i tedeschi non la volevano, me l'ha ripetuto mille volte, allora io gli domandavo ma perché hai combattuto tanto in favore? E lì è la risposta di un politico che guarda al futuro, cioè ho detto vedi io voglio l'euro per due motivi, il primo è perché mio fratello è morto in guerra, è una roba che i ragazzi non pensano più all'Europa che ha dato la pace, no? Io quando parlo dei ragazzi non parlo neanche più della pace perché tanto la ritengono garantita, no? Mentre invece dice mio fratello è morto in guerra, in secondo luogo perché sono tedesco e io voglio chiudere un capitolo della storia, voglio una Germania europea e non un'Europa germanica, che ripeteva la frase di Thomas Mann famosa di questo qui. E poi cosa è successo? È successo che è cambiato il mondo, è arrivato la paura, è arrivata la paura della Cina, della globalizzazione, la paura dell'immigrazione, la paura. E in tutti i paesi, insieme al discorso che vi facevo della chiusura per le imposte, per l'uguaglianza,
è trionfato un discorso di difesa e di pensiero che ci portava al passato, e nessun leader europeo ha affrontato questo tema della paura in modo forte, in modo attivo, e quindi si è accorciato. E guardate, questo è un discorso che non, forse voi pensate che non c'entri con l'etica, ma è un grande discorso etico, cioè si è accorciato il tempo di decisione dei politici, e di fronte alla situazione che vi ho descritto prima, io pensano soltanto alle nuove elezioni che viene dopo. E sorge una complicazione che mi rende sempre tanto pensoso sulla democrazia, che anche in questo caso mi è stata violentemente fatta notare da colleghi cinesi, no? Cioè dicendo, ma insomma, voi europei avete continuamente delle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali, europee. La risposta è stata, beh, ci siamo affezionati, insomma, no? No, invece non è quello il problema, anche noi li avremo un giorno. Ma legando questo aspetto con tutte le indagini demoscopiche, ogni piccola elezione è diventata un'elezione di carattere nazionale che vi cambia il mondo, per cui i politici sono attenti solo a conservare il potere, anche se c'è un'elezione puramente regionale, perché quella può cambiare l'umore politico nazionale. E perché vi ho fatto questo esempio? Perché quando è successa la prima grande crisi di solidarietà, cioè il crollo greco, il problema non era un problema molto grave, perché la Grecia ha il 2% del prodotto lordo europeo, quindi voglio dire, con 30 miliardi di euro, che non sono pochi, ma per l'Europa, che è un'entità economica così grande, si risolveva tutto. Ma c'erano tre mesi dopo le elezioni nel North Rhine-Westphalia, che è una delle regioni più importanti tedesche. La cancelliera non ha avuto nessuna decisione, perché gli elettori avrebbero detto che ogni decisione sarebbe stata in favore di noi terroni, no? E quindi non era gradita nell'elettorato tedesco. I 30 miliardi sono diventati 300, ovvio, perché la speculazione nel frattempo ha fatto il suo vero mestiere, che è quello di speculare, no? Questo per darvi l'esempio di come questi problemi dei processi di decisione delle nostre democrazie sono importantissimi e diventeranno sempre più importanti nel futuro, perché noi non possiamo vivere con una democrazia disarmata. La democrazia deve essere in grado di decidere. E la crisi, come mai la crisi, è la grande crisi che è nata negli Stati Uniti, non dimentichiamo, questa crisi è stata costruita, causata dagli Stati Uniti, come mai ha le conseguenze più grosse in Europa e non negli Stati Uniti o in Cina? Infatti è molto semplice: quando è cominciata la crisi, Obama ha preso l'immediata decisione, ha buttato 800 miliardi di dollari nell'economia e è riuscito a tirarla su. In Cina hanno fatto la stessa cosa, hanno buttato 400 trilioni di yuan, pari a 585 miliardi di dollari nell'economia cinese, in Europa, e discutere non si può, perché l'Italia, perché colpa del 3%, perché qui per là, cioè la disunione ha impedito che si prendessero le decisioni necessarie per uscire dalla crisi. E ripeto, noi che non abbiamo reagito, abbiamo preso tutto il danno, perché nel frattempo si sono indeboliti gli organi comunitari, si sono rafforzati gli organi dei singoli paesi, non c'è stato accordo. Quindi il problema della crisi non è quella del troppa Europa, il problema della crisi è quella della poca Europa, cioè dell'Europa che è stata privata della sua capacità di decisioni. Un'Europa in cui
il più forte ha sempre comandato. Mi ricordo personale, voi sentirete parlare sempre del problema del 3%, del mantenere queste regole, eccetera, eccetera. Ma i primi che l'hanno violato sono stati la Francia e la Germania. Quando io presidente della Commissione avevo vietato, ho fatto la manina per la notte, perché sempre queste riunioni vengono di notte, non solo in Italia, dico guardate, qui Francia e Germania, sotto presidenza italiana, voi avete violato le leggi, mi hanno detto che era bene che io tacessi, perché non comandavo io, cioè il rovesciamento del concetto di Europa. E successivamente è stata poi approvata una commissione sempre più debole, in modo che questa prevalere dei grandi paesi fosse la normalità delle cose. In più però è successo un altro cambiamento, perché la storia è dannatamente mobile, no? Che prima i paesi che si giocavano questo erano Francia e Germania, ormai ce n'è uno solo, cioè il motore europeo non ha più due pistoni, ce n'è uno solo, quello tedesco, e questo è un altro cambiamento impressionante, ed è per questo motivo che io è più di un anno che predico, spero che le cose vadano in questa direzione, dicendo ma quando le cose politiche cambiano così, noi abbiamo assoluto bisogno di una ripresa, perché la disoccupazione giovanile, per tutti i motivi che voi vedete i negozi che chiudono, è inutile che io ve la spieghi, no? La vedete nella vostra vita. Come si fa a imporre alla Germania di cambiare politica? La Germania che avrebbe tutto l'interesse economico a farlo, perché ha una crescita non elevatissima, buona ma non elevatissima, ha un sovrappiù della bilancia commerciale colossale, più di quello cinese, 280 miliardi di euro nell'ultimo anno di attivo commerciale, non ha inflazione, avrebbe tutto l'interesse per dare fiato all'economia, non lo fa per motivi politici, perché questo verrebbe interpretato come un indebito regalo, appunto, come vi dicevo, agli altri paesi, ed è naturalmente, non intendiamoci, la cancelliera è intelligente, perché poi è l'unico paese che nelle ultime elezioni non ha mica avuto un grande partito anti-europeo populista, perché ha fatto lei, ha coperto lei il gioco non dico dell'anti-europeismo, no, ma del proteggere l'interesse nazionale soprattutto. Quindi non è che abbia sbagliato, intendiamoci, vi sto descrivendo una drammatica differenza di interessi. Allora in queste situazioni che cosa bisogna fare? Perché tutti i paesi che hanno interessi e obiettivi diversi si mettono assieme, perché se l'Italia picchia il pugno sul tavolo da solo si rompe le mani, se invece c'è un accordo con Francia, con Spagna, con altri paesi, si vince. E ad agno questo vedo che questo insistere sta producendo qualche risultato, perché fino adesso la Francia non avrebbe mai accettato di sedersi con l'Italia, no? Ma essendo, stavo per usare un'espressione un po' troppo popolare, in situazione complicata, diciamo così, essendo in situazione complicata comincia un dialogo con l'Italia che prima non vi era, e quindi la possibilità di un cambiamento politico, ma in politica i cambiamenti ci sono solo se si ha la forza di poterli fare, e di fronte a una, ma non, vi ripeto, non per fare una politica antitedesca, per fare una politica diversa, cioè la Germania non va bene per i suoi vizi, ma per le sue virtù, vediamoci, è un paese che ha una capacità e un'efficienza assolutamente straordinaria, tra l'altro non lavorano neanche molto, ma lavorano bene, no? Le strutture, scuole tecniche, tutto il potere organizzativo che hanno, quindi non è che io sia antitedesco, dico semplicemente che l'Europa di oggi ci vuole una politica diversa, che non è quella che sta facendo il governo tedesco, quindi una sfida politica, noi della Germania
vogliamo, io non voglio aiuti, io voglio che sia anche una politica diversa, in modo che tutti possiamo riprendere la corsa di cui abbiamo bisogno, per il nostro futuro. Ecco, questo è lo scenario che noi abbiamo di fronte nel prossimo avvenire. I partiti anti-europei nelle elezioni ultime hanno avuto il risultato in fondo che mi aspettavo, più o meno si prevedeva un po' più di un quarto dei parlamentari, ne hanno un po' più di un quarto, ci sono quindi tutte le possibilità per passi davanti, senza rivoluzione, ma perlomeno che riprenda una politica di aggiustamento di cui vi avevo parlato all'inizio. Sarà la stessa Europa di oggi? No, no, perché nel frattempo sono successe altre cose, nel frattempo la Gran Bretagna va per conto suo. Quindi io non penso che uscirà dall'Unione Europea, però vorrei dire, quando un paese grande come la Gran Bretagna propone un referendum se dire sì o no all'Europa, fa già un danno estremamente grosso. Cioè, mettetevi nei panni di un indiano, no? Paese di 1.100.000.000 che guarda l'Europa con attenzione, ma con che occhiali ci guarda l'Europa? Con quelli britannici, perché la sua storia, perché la lingua, eccetera. Se da Londra gli viene il messaggio e dice, ma ragazzi, fra 2 o 3 anni noi possiamo anche non essere membri dell'Europa perché abbiamo un referendum, ma noi perdiamo peso, no? Cioè, con le nostre divisioni stiamo perdendo peso nel mondo in un modo tragico, anche se siamo ancora il numero uno nella produzione mondiale, il numero uno nella produzione industriale e il numero uno nelle esportazioni. Ma quando si è così divisi non si ha, nella politica si perde proprio si perde la capacità di incidere, no? La capacità di incidere. O noi cambiamo strada sotto l'aspetto politico, oppure questo problema ce lo porteremo per molti anni davanti. Le potenzialità le abbiamo, la cultura l'abbiamo, la ricchezza l'abbiamo, anche la saggezza. Quando se va in Israele a parlare con i politici o in Palestina, tutti gli dicono: ma voi siete i più grandi commercianti verso di noi, i più grandi investitori, soprattutto ci conoscete molto meglio, perché non contate nulla? Quando pensiamo all'Ucraina, che attorno al tavolo i protagonisti sono gli Stati Uniti e la Russia, cosa c'entrano gli Stati Uniti? No, è solo per la nostra divisione. Ecco, allora quando dico attenzione che i valori europei senza grande rivoluzione, intendiamoci, però l'evoluzione oggi non l'ho certo pronunciata, ma hanno alcuni pilastri di protezione umana un po' più forte dell'altro, e i valori europei, la forza economica europea ancora c'è, ma manca quella che è la capacità politica perché la nostra parola si è ascoltata nel mondo. Allora contiamo sempre meno, no? Quando 10 anni fa stavo costruendo l'euro, il presidente cinese, ogni anno la Commissione Europea fa un bilaterale, non con la Cina, e il presidente cinese era affascinato dal problema dell'euro, no? Diceva: davvero metterete insieme la vostra moneta, ma davvero il franco e il marco non esisteranno più, nessuna domanda sulla lira, ma se lo vogliamo, davvero avrete un pezzetto di carta, davvero potremo prendere l'euro nelle nostre riserve, cioè questa grande attesa che c'era. E quando arrivò l'euro, nell'incontro dopo, persone più attente si ricorderanno che l'euro calò di valore rispetto al dollaro, no? Normalmente sono andato là un po' avvisato dal presidente cinese, no? E lui mi accoglie in questo modo, dice: lei mi ha dato un cattivo consiglio di comprare euro, ma io continuerò a comprare euro, perché l'euro, per due motivi:
perché l'euro salirà di valore e perché se accanto al dollaro ci sarà l'euro, ci sarà più spazio anche per la Cina. Oggi non ci guardano neanche più, oggi lo sforzo cinese è di mettere lo yuan, il renminbi, la loro moneta, vicino al dollaro, non più l'euro. Ma noi siamo ancora in tempo a riorganizzare questo continente. Occorre forza e solidarietà politica che i nostri padri avevano, ma lei è stato proprio un anno, quando c'era De Gasperi, Adenauer e Schumann, ragazzi, sono cose che, non, che nella storia avrebbero per caso, no? Tutte e tre, tra l'altro con una identità cattolica fortissima, no? Era come se parlasse la stessa persona. Tutte e tre parlavano tedesco, tutte, De Gasperi che era stato parlamentare in Austria, Schumann che era dell'Alsazia bilingue, Adenauer che era tedesco, tutte e tre con questo senso della pace come prevalente, e quindi non guardiamo a oggi, guardiamo al domani, no? E queste cose nella storia capitano ogni tanti secoli. Adesso noi dobbiamo avere pazienza, seguire quella via e seguirla con il tempo e gli sforzi che si debbono in questi casi. Grazie.